Si continua a morire a causa del lavoro, oltre 200 morti in 3 mesi dall'inizio dell'anno, soprattutto al sud Italia e nel settore dell'agricoltura, con già 8 morti in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Si muore per incidenti sul lavoro, per malattie professionali, si muore per andare al lavoro, nel tragitto da e verso casa. Aumentano gli infortuni, quasi 158.000 in soli 3 mesi. Sono le denunce presentate all'INAIL tra gennaio e marzo, un dato in crescita rispetto al 2018. In particolare le donne, le cui denunce di infortunio sono aumentate di oltre il 2%. Più incidenti in tutta Italia, l'aumento delle denunce da nord a sud riguarda gran parte delle regioni. Gli incrementi maggiori in Umbria, Sardegna, Marche e provincia autonoma di Bolzano. Lavoratori a rischio, ci sono gli extracomunitari, circa 1.000 infortuni in più nel 2019, oltre 2.000 in più invece quelli che hanno riguardato i lavoratori italiani. E consapevolezza della partita che oggi gioco. Ecco, io a seguire vi proporrei anche un altro servizio, sempre realizzato da Roberta Badaloni, che racconta, ci racconta la storia di Alessandra e del suo incidente sul lavoro che le ha cambiato decisamente l'esistenza. Vediamo insieme questo servizio. Mi svegliavo di notte con attacchi di panico, sentivo ancora il rumore della pressa quando è venuta. Quando lavoravo e sentivo il botto. I segni che porta sulle mani, che non muove più perfettamente, e quelli invisibili che Alessandra porta dentro sé, la paura, l'ansia, l'amarezza, il ricordo di quel giorno di 10 anni fa mentre era al lavoro in una fabbrica di Terni, la pressa che schiaccia l'acciaio si rompe e cade giù di botto. Mi ha schiacciato entrambe le mani, causando delle gravissime lesioni traumatiche. Tant'è vero che ho dovuto sostenere diversi interventi. Aveva 32 anni, la vita stravolta, il futuro incerto. Dovevo essere assistita al 100%, come una neonata. Dovevo essere lavata, dovevo essere imboccata, quindi non è stato molto semplice. La storia di Alessandra che si incrocia con quella di una pressa che lei ogni giorno manovra ritenendo in buona fede che abbia una corretta manutenzione. Hanno appurato che comunque la macchina non funzionava, che la macchina non aveva libretto di manutenzione, che la macchina era vecchia. Tutte indagini. Lei non poteva saperlo. No, io no. Io no, sì, vedevo che la macchina, però io mi fidavo del mio datore di lavoro. Lavoratore a rischio, diritti violati, una strada ancora lunga. Quindi io che posso dire? Che oggi bisogna continuare a combattere per tutelare i diritti dei lavoratori, garantire una sicurezza con tutte le norme disponibili, cioè che ci siano macchinari, attrezzature a norma, però purtroppo ci sono persone che ancora oggi perdono la vita nel posto di lavoro e non si può.